Primo incontro con i giornalisti pescaresi per il colonnello Stefano Ranelletta, da lunedì 2 settembre al comando provinciale al posto del colonnello Barbera, trasferito all'aggruppamento operativo speciale dell'Arma. Queste le prime impressioni su Pescara e la sua provincia. La realtà è estremamente operosa, dinamica, effervescente. Io non conoscevo personalmente questa realtà, però è stata veramente un'impressione estrema. Il nostro impegno è chiaramente quello di cercare di aggredire ogni forma di delinquenza, di criminalità, sia con quelle che sono misure di prevenzione, ma soprattutto con attività di polizia giudiziaria, anche grazie anche con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, con i quali peraltro ho trovato un clima di estrema collaborazione. Quindi il nostro impegno è assolutamente concentrato in questo senso. Nato 52 anni fa a Venezia, sposato con 4 figli, laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Ranelletta è entrato nell'Arma nel 93. Ha guidato le compagnie di Bari, San Paolo, Orvieto, Corleone, Roma, Cassia e Trastevere. Incarichi nel Comando Generale dell'Arma, allo Stato Maggiore Difesa e al Comando Legione Carabinieri Lazio. L'Arma, grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio, ha la possibilità di intervenire su tutti i fronti e garantire quindi anche quella capacità di prevenzione sul territorio e di vicinanza al cittadino. Il nostro ruolo deve essere innanzitutto quello di rassicurare. Nel solco dell'intenso lavoro svolto dai predecessori, obiettivo del nuovo comandante è di accrescere l'attività di prevenzione e presidio del territorio, rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini attraverso occasioni di ascolto e dialogo, anche con iniziative mirate a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, come anziani e soprattutto giovani. Consapevole dell'eterogeneità del territorio provinciale tra Pescara Costa e aree interne, chiederò assolutamente un impegno a vigilare costantemente ogni forma di delinquenza e ogni forma di illiceità sul territorio.